Caro saluto da Diego Fusaro, caro saluto talassico e atarassico dal Pelago Piceno. Leggo sui principali quotidiani nazionali che l'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi si è scusata per il molto criticato, giustamente, spettacolo della ultima cena in versione queer. Uno spettacolo che evidentemente a molti non è piaciuto, mi permetto di annoverare anche il sottoscritto tra i molti a cui non è piaciuto e che anzi hanno trovato disdicevole quello spettacolo volto solo a dissacrare il sacro e a colpire la religione della trascendenza come baluardo di resistenza al nulla della civiltà merciforme. Ebbene, adesso l'organizzazione delle Olimpiadi si scusa dicendo che non era sua intenzione offendere. Ora, che si accettino oppure no le scuse proposte dall'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi, resta il fatto che potevano anche immaginarselo che risultassero offensive quelle immagini. Trasformare l'ultima cena da evento sacro a carnevalata arcobaleno, ecco, non era difficile immaginare che potesse offendere, urtare la sensibilità dei cristiani o anche, come nel caso del sottoscritto, di coloro i quali semplicemente si sforzano di onorare il Logos e che vedono in scene di quel tipo l'ennesima distruzione della ragione, per dirla con la formula di Lukács. Del resto, costoro pensano di essere dei rivoluzionari e non si accorgono di essere la massima espressione del conformismo della civiltà tecnocapitalistica che trova proprio nella dissacrazione del sacro uno dei propri caposaldi fondamentali.